Benissimo, continuiamo con l'Istituto di Educazione Dopo Scuola di Lubiana, un'esperienza a contatto con la natura sopra e sotto il Carso di Matarsko Podolje e Kraski Rob in Slovenia. Signor Franz Malecker. Serve per la registrazione, grazie. Parlo come uno dei 270 impiegati in questo istituto, che abbiamo circa 60.000 alunni all'anno nei corsi giornalieri, circa 70.000 nei programmi settimanali, dei quali circa 7.000 sono miei. Quindi ho detto questi dati solo per due cose e mi prenderò 20% di questo tempo che mi ha a disposizione per due cose che devo dire e che non volevo dirle, ma devo dirle, una bella e una brutta. Comincio con quella bella. Sono stato menzionato più volte per questo e conoscendo questa cosa dall'inizio mi prende qua, no? Quindi una grande ammirazione per tutto questo che avete fatto, no? Noi 270 impiegati statali con la paga ogni quinto del mese, questa cosa non siamo capaci di farla. Quindi ho visto prima i giovani che allestivano la sezione giovanile, no? Che allestiva là la parete per arrampicare, no? Tutto il capello giù, no? Quindi questo è il primo che devo dire. Il secondo che mi fa rammarico, che l'unica che dovrebbe sentire queste cose se n'è andata. Spero che almeno i giornalisti sono qua per dirle di strizzare quelle cose che quel presidente della regione ha, se ha, tra le gambe, per dare i soldi. No? Se parlava tanto dell'importanza di questa iniziativa, di come turismo punto zero, no? E poi toglie i soldi a quei che fanno questo, no? E questo poi o è cretina lei o è cretina, o cretini siamo noi. Quindi le due cose non stanno insieme, no? Quindi penso che questo deve andare a chi ha da dovere di fare i soldi o, per dirla, uno da un contadino normale. Se ha due vacche, una che dà il latte e il vitello e l'altra che non dà niente, quale uccide? Logico. Quindi se parlava di tanta importanza di quel turismo, quante migliaia, quanti soldi, quanti impiegati, dai trasporti al buffet che è là attorno, e poi togliere i soldi a quel che produce questi soldi. Ma vaffanculo, no? Bene, quel culo fate coi puntini. Bene, questo dovevo dire i primi due minuti. Io ho detto non parlerò tanto in concreto come adesso, ma più in filosofia. Quindi di questo, diciamo, scuola e natura sono meglio o no di quella nella classe? No? Quindi prima di chiedersi, prima di partire, no? Io direi di sì, perché questo è l'unico modo che si dà ai quei che vengono di comprendere l'ambiente complessivamente, o ci direi nel modo geografico. In alunno, nella classe ha la biologia, chimica, geografia, storia, ma quello che metterebbe tutto insieme non c'è. E l'unico posto dove o modo che si può fare capire l'ambiente complessivamente è la giornata in natura. E questo è il primo perché. Il secondo, che il metodo di apprendere è un metodo attivo, quindi guardare, disegnare, misurare e da quello venire a delle deduzioni. Si mostrano delle altre, diciamo, possibilità del alunno che nella classe non si verificano. O, diciamo, chi ha qualcosa da fare con la mano, che cosa può fare nella mano nella classe? Niente, no? Tranne sul computer. Ma se non è bello sul computer, no, non fa. Ma nella natura
può usare queste sue sapienze e conoscenze. E questo. Poi l'educazione con esperienze, no? Quindi, per dare solo un esempio, come spiegare la posizione del villaggio che è protetto dalla bora se non c'è la bora? No? Quindi devi andare là e essere qua e là, no? E la cosa è così. Poi la socializzazione, noi di solito, vedrete, lavoriamo nei gruppi di lavoro, quindi perché penso è stressante per quell'alunno che non è bene nella natura, che sia, diciamo, meno può essere presente, quindi facciamo dei gruppi misti con delle, diciamo, anche conoscenze, esperienze, qualità, per dire così, di ciascuna persona collegate in sé, quindi che questo paragone sia giusto. Poi, che questo lavoro che si fa in natura o che si fa anche nelle scuole non si fa per fare il lavoro, per sentirsi come alunno cretino, no? Devi fare per fare contento l'insegnante, no? Questo penso nessuno non vuole farlo. E perciò a ogni lavoro diamo uno scopo, no? Che lui veda che sia parte di un processo che ha un senso. Poi la flessibilità dei contenuti, nel senso dell'età dei partecipanti, alle loro sapienze prima e logico anche poi ai tempo che ha a disposizione e così via. Quindi tutto questo è, almeno nei nostri programmi, possibile. Quindi se adesso veniamo al risultato, è meglio o no, come nella classe, nella natura, vedremo poi la valutazione. Quindi come farla la valutazione? Una è quella che abbiete già menzionato, quindi quel esame, per dire così, o quella statistica che scrive l'insegnante, ma lui può anche fregarmi, no? Per farsi bello davanti a me, per noi poi ricevere l'altro anno un termine brutto, no? Quindi l'importante è quello che scrive il bimbo o quello che sente il bimbo, e quello penso che dà più valore. O per dire così, quando qua penso, almeno io non so perché ricevo sempre io quei bambini che sono diciamo troppo vivaci, per non dire iperattivi e così via. Nessuno qua, non ho sentito che parlasse di quei, ma sembra che li trovi anche proprio io. Ma quando un bambino prima di andare via ti dice sì, abbiamo cercato di farvi male, come dire, no? Ma alla fine sa l'insegnante che ci ha insegnato tanto. Questa è la valutazione, penso, migliore. E poi altre. Quindi se questo vale, poi passiamo avanti alla logistica, quindi le spese, prima già si parlava delle spese, no? Quindi per collegare più materie insieme, quindi per poter, diciamo, raggiungere le spese, poi diciamo combinare giornata nell'altura con la giornata del sport. Penso noi siamo un po' diversi da voi, perché da noi sono obbligatorie 5 giornate in natura per ogni classe, no? Questo è obbligato, non è obbligato come, ma è obbligato dalla legge, no? Quindi ci permette un po' di più. Poi abbiamo anche i circoli nelle scuole, quindi collegare più queste possibilità di andare in natura per diminuire i soldi. È logico poi coinvolgere anche i genitori, perché io penso il problema della nostra società è che il bimbo e il genitore non hanno niente più in comune, tranne quando dice vecchio dammi i soldi, no? E questa è l'unica cosa che hanno in comune, no? O che abbiamo in comune, anche io sono genitore. Quindi è per coinvolgere, per fare qualcosa insieme, e per fare qualcosa insieme in natura, vedi quei occhi che sono grandi così, no? Vedi che hai fatto una cosa bella. Prezzi li vedete anche là, no? Quindi quello che noi come il nostro istituto facciamo pagare è 1 euro. Vedete il programma per 5 giorni, pensione completa con i nostri insegnanti, quanto costa. Logico, se voi venite con una scuola è un prezzo tale, se io vengo con 40.000 è un altro prezzo, no? Quindi possiamo anche noi, diciamo, passando tramite noi, diminuire i prezzi
di praticamente tutto, dal trasporto in avanti, no? Perché noi lavoriamo in massa, voi non potete tanto, direi, negoziare. Poi la scelta della località è logico, se partiamo dalla prima, quindi la diversità dei contenuti, quindi che siano, per capire l'ambiente, il più complessi. Logico poi il secondo è che la cosa sia, da questo contenuto importante, sì ma meno nota, che il bambino e la famiglia, se si organizzano da soli, non la vedranno mai o neanche non sanno per quello. E perciò noi non organizziamo niente nelle grotte di San Canziano, perché si organizzano da soli, neanche nella grotta di Postojna e così via. Ma andiamo al vivario, no? Per darne uno, no? Quindi anche dall'altra parte della confine. Poi quello che dobbiamo, diciamo, scegliendo questo, è l'accessibilità e la sicurezza. Nel senso, ho scritto qua gruppi problematici. Uno, sono quei meno abili nel camminare, nel muoversi, ma sono anche quei, diciamo, problematici nel senso del lato comportamentale, no? Nel senso iperattivi e così via. Quindi la sicurezza, direi, attiva e passiva. E poi, logico, il tempo, no? Noi andiamo fuori in tutti i tempi possibili. Quindi io, che lavoro 5 giorni o 6 giorni alla settimana in natura, non posso scegliere il tempo, no? Ma non so se il tempo cattivo non è quello migliore. Come ho detto, se elabora, posso capire andare sotto vento e così via, no? Quindi, non so se sapete, ma i bambini non vanno fuori quando piove, no? I genitori neanche non li lasciano, no? Quindi gioiscono poter camminare sotto pioggia. Poi materiale didattico, qualcosa si è parlato, quindi io direi, vedrete anche gli esempi, quindi nel senso facile, che sia da identificare e da registrare, quindi di scrivere il meno possibile. E le cose devono essere, diciamo, esatte, non descrivimi, no? Quello è una cretinata. E misurare, calcolare, quindi che la cosa in natura sia il più facile, perché la maggior parte diamo anche a quel, diciamo, di sentire la natura, sentire l'ambiente. E logico, come ho detto prima, lavorare nel gruppo di lavoro, quindi potersi coinvolgere con gli altri, che sono uno più abile in un'altra cosa, l'altro nell'altra. Noi abbiamo ogni aprile abbiamo il concorso, le scuole e tutti gli altri applicano e li distribuiamo per tutto l'anno. Quindi io so esattamente quale giorno, già non so, il 12 dicembre o 13 marzo, con quale scuola lavoro. Quindi abbiamo disposizione attraverso tutto l'anno scolastico, ma devo dire che non abbiamo mai rifiutato nessuno che sia anche applicato dopo, no? Troviamo sempre un modo di eschivare. Qualcuno esempi, abbiamo delle giornate naturalistiche, ho prescritto qua solo quelle che sono sul Carso, e abbiamo anche le escursioni, che le abbiamo concepite come un mosaico, quindi che ogni, diciamo, che si interessa prende quella cosa che gli interessa di più, quella cosa che è più idonea al suo, diciamo, noi abbiamo il piano scolastico di istruzione annuale, no? Quindi quello che secondo lui gli serve di più, no? O diciamo dove l'insegnante è meno capace, perché noi siamo inseriti nel curriculum scolastico e l'insegnante si fa insegnare da noi quello che dovrebbe lui insegnare nella classe, e che è anche meglio, abbiamo detto, se è nella natura. Quindi abbiamo dal parco di Strugnano, di Strugnan, anche, diciamo, nel senso dell'altra combinazione col sport, con la canoa, ho fatto qua qualcosa che è più vicino al confine, visitare la fattoria, anche la consulenza professionale, no? Bene, avanti. Adesso ho praticamente finito. Andiamo avanti. Quindi noi abbiamo 23 ostelli nei quali, con i nostri insegnanti, mandiamo avanti queste settimane in natura, settimane bianche, settimane verdi, anche come settimane blu. Abbiamo anche due case lungo la costa. Quindi le attività sono combinate con quelle naturalistiche, culturali, tecniche, con quelle sportive. Perché il bambino non devi, diciamo, solo fargli, non so,
animali, pietre e così via, ma che anche sia un po' di relax con sport, ma diciamo quel sport in natura. Avanti. E abbiamo anche poi 15 centri giornalieri, quindi dove i bambini vengono la mattinata e al pomeriggio, sera, dipende poi, se ne vanno. Avanti. Come ho detto, siamo inseriti nel curriculum scolastico, quindi avete qua un esempio, si prende la materia, per quale classe, quale tematica, e poi questo abbiamo le preparazioni, penso anche gli insegnanti qua, quindi vedete la geografia, storia, quali sono le mete e come queste mete dal curriculum si ottengano sul luogo, avanti, sul campo. Abbiamo la... per chi vuole anche la preparazione nella classe, quindi penso che come ogni sistema didattico, preparazione, esecuzione e valutazione, quindi prepariamo anche, vedete sul carso, sul carsismo, qua una cartina delle regioni carsiche al mondo, avanti. O un po' anche sulla problematica, vedete sotto questi rifiuti scorre il fiume Risano, che lo beviamo in Istria, o questa è la parte nuova della grotta di Vilenica, che è là sotto, anche l'uomo e la natura. Poi queste domande anche sulla speleologia, sono tutte le grotte, si possono trovare le grotte, vediamo qua siamo a Isola dove hanno fatto un centro, shopping center, dove hanno trovato le grotte facendo... il garage, e adesso se attraverso il trombino entri nella grotta. Avanti. Abbiamo detto il tempo, no? Vedete, col ghiaccio, con la pioggia, quindi le interruzioni, devo dire, sono molto rare, ad esempio l'anno scorso, perché era tanta bora che neanche l'autobus non andava, questa è l'unica ragione che abbiamo, per dire così, perso un giorno, ma che l'abbiamo recuperato. È logico che anche il programma è poi adeguato alle condizioni meteorologiche, no? Avanti. La nutrizione, quindi abbiamo come i nostri questi ostelli dove possiamo fare dei prezzi, non so perché tanto, l'ho preso dall'internet, ma penso che pagano meno di 3 euro, ma ho preso il prezzo che è sull'internet, se qualcuno non discutesse. Poi che è accessibile a tutti, abbiamo detto, come spiegare una grotta a un cieco. Avete visto la ragazza cieca? E devo dire che l'ho ancora qua. Abbiamo un giochetto che chiamiamo Batmot, no? Quindi si mettono i ragazzi nel cerchio, spegniamo le luci, uno è dentro e il pipistrello, l'altro è la zanzara, no? E il pipistrello, facendo bat, quello risponde remote, deve catturare la zanzara, no? E poi, quando la cattura, accendiamo le luci e mi dice la ragazza, ma sa, per me non era niente differente, no? Lei qua, no? Bene, avanti. O quando fanno i bambini la merenda a meno 80 metri, no? E questa possibilità che l'hanno. Avanti. Poi abbiamo adesso un paio di questi nostri centri per avere un po' l'idea di che cosa facciamo. Qua siamo su Krasky Rob, questo è anche raggiungibile con l'autobus da Trieste, con quell'autobus normale, questo cittadino, no? Avanti. Qua sotto a destra è Prebenek, no? Prebenecco, e si va a piedi fino al castello di Sozer, il 4 è la grotta, se non sbaglio là si dovrebbe essere, no? Sì. La grotta con la chiesa, poi vediamo una dullina, poi vediamo il diverso uso del suolo sul carso e sulle rocce impermeabili, abbiamo un policarsico, sorgente vauclusiana e così via. Avanti. L'unica chiesa sotterranea, quindi dire anche un po' sull'importanza storico-culturale. Non so se sapete, abbiamo anche un San Servolo reincarnato, e questo devo dirvela. L'anno scorso ha capito che siamo nella crisi e che ha detto che ci salverà dalla crisi, e a noi non serve né Monti né tedeschi. Sa cosa ha fatto? Ha battuto con un bastone sulla pietra e ha sollevato l'energia positiva che proprio adesso ci sta salvando dalla crisi. Avanti. No, ma questo è vero. Vediamo un tipo di questa scheda di lavoro, quindi un po' si spiega in generale, misurazione, e poi da questi dati venire a definire il tipo
climatico della grotta. Vedete anche una nebbietta là sotto perché è la grotta fredda. Avanti. Siamo nelle Dimnice, un nostro vivario. Il nostro vivario è così, perché l'idea è di portare l'animale agli occhi, non gli occhi verso l'animale. Avanti. Un po' la posizione quando siamo a 30 km da Trieste, avanti, verso fiume. Quindi diciamo anche contatto carso, rilievo carsico, rilievo normale. Quindi osservare e poi dall'osservazione queste cose che abbiamo osservato mettere sulla scheda, ma vedete solo con numeri 1, 2 e così via, no? Quindi la cosa di lavoro al campo il più meno, diciamo, da scrivere. Avanti. Abbiamo qua, come ho detto, abbiamo quel vivario. Quindi, di nuovo, cosa in generale e poi che cosa è nella grotta. Quindi, qua, gli ambienti dove vivono e con che cosa si nutrono. Avanti. Poi qualcosa anche sulla speleologia, sul grutismo come nel senso dello sport. Quindi, hanno la possibilità anche di provare, di scalare, perché abbiamo detto sono anche queste giornate naturalistico-sportive. Avanti. E qua siamo da Edi, no? Quindi passiamo anche dall'altra parte e devo dire che, vedete, no? Queste sono le future, quelle che ci lavorano con i medici, come si dicono? L'infermiere, sì, vedete come sono interessate? Cerca di fare interessare una ragazza così, ma vorrei vedertela, no? Ma essendo da Edi, guardatele, no? Questo dà il senso del nostro lavoro. Avanti. Poi a Strugnano, quindi dal patrimonio o etnologico fino al patrimonio, diciamo, naturalistico. Avanti. Un po' come si vede, quindi si vede questa laguna, queste coste normali, lagunari, quindi come erano prima, come sono adesso trasformate nelle saline, e poi anche le altre parti naturalistiche. Diciamo perché vedete una valle asimmetrica, perché da un lato abitato, dall'altro non abitato e così via. Avanti. Poi passiamo attraverso le saline, possono anche provare, noterei come sono vestiti, vedete che hanno i salvagente, si dice, no? Perché andare con la salvagente attraverso le saline, vedremo avanti. Poi sono solo due tanatocenosi in Mediterraneo, uno vedete, è proprio vicino al porto di Capodistria, qua hanno trovato più di 130 specie di conchiglie, questi molluschi, quindi hanno anche un foglio di lavoro, cercano, fanno le collezioni per la scuola e così via. Avanti. Sulla fattoria vedete anche di nuovo una scheda di lavoro, il tipo di fattoria, vedete quanti soldi europei hanno preso quest'anno e così via. Quindi anche, là abbiamo il campione mondiale nel fare la grappa dal ginepro, no? Ecco quello là. Avanti. E vedete, siamo nel parco naturalistico di Strugnan con le canoe, no? Quindi passiamo attraverso anche dove coltivano i mitili, no? Quindi anche questo è possibile. Avanti. Poi siamo vicino a Capodistria, nel parco naturalistico di Skocjanski zatok, con queste piante che vivono all'Ofiti. Avanti. Conosciamo anche l'Istria dal mare, vedete anche di nuovo schede di lavoro, tipi di coste, uso del suolo e così via. Vediamo la coltivazione dei pesci. Avanti. Le professioni marinare, conoscete qualche professione nella quale necessitano adesso in Europa 40.000 professionisti? Non c'è, no? Sono i ufficiali marinai. E diciamo indirizziamo anche i bambini a fare quel lavoro che anche finendo lo possono fare. Sì, possono studiare anche la geologia, no? Volendo, ma poi cosa fanno? Vanno, sì. Così, sì, se hanno la fortuna. Avanti. O poi diciamo, prima abbiamo parlato di queste cose anche tecniche, passiamo attraverso il torchio, come se questo si fa per conoscere
l'ambiente, avanti. O diciamo anche queste, l'energia solare, l'energia del vento, per indicare anche questo modo di ragionare, avanti. Poi qua siamo vicino a Muggia, proprio tecnicamente là a destra sotto è Muggia, abbiamo un sentiero naturalistico, dall'archeologia alla geologia, al vedete questo patrimonio naturalistico o culturale, fino alle caverne e così via. Avanti. Poi inclusione negli altri progetti, quindi altri che hanno progetti con i bambini, adesso qua, diciamo, la nostra società naturalistica slovena aveva un grande progetto sui pipistrelli. Noi ci siamo, diciamo, quest'anno cominciati con questo progetto che ogni scuola dovrebbe avere il proprio bud box, e potete anche comprarli, sono a 10 euro. E per avere, diciamo, una rete sparsa per tutto il paese per poter seguire questi animali. Vedete, la coppia, quella che potete comprarla al COP, no? Solo che là è 23 euro. No? Avanti. Poi, come abbiamo prima parlato di passare oltre il confine, abbiamo le escursioni anche nella grotta di Villanova e anche qua al San Giovanni d'Antro per conoscere quelle regioni. Avanti. Poi gli insegnanti per gli insegnanti, spero che qualcuno almeno è qua, no? Quindi dare le nostre esperienze agli insegnanti, che essi possano, diciamo, cambiare le esperienze. Qua siamo con le colleghe della Repubblica Ceca, o qua abbiamo un corso per i nostri insegnanti, no? Avanti. La valutazione, come ho detto, quella a destra è quella scritta da una scuola, no? Scritte magnifica o eccellente organizzazione e così via, no? Ma questo ha scritto l'insegnante. A me, guardate, nell'autobus hanno fatto le ragazze le proprie raccolte delle conchiglie che hanno trovato, no? Quindi questo senti che hai fatto una cosa bella, no? Sono contente di aver ricevuto. O quello che poi scrivono gli articoli nei loro giornalini, quei di scuola o del comune. Avanti. Grazie. Sì. Grazie. Vediamo quanto sia presente l'ambiente, il discorso ambiente naturale nelle scuole della Slovenia. Anche qui altro esempio da seguire.